change the world with my own two hands. Allora, ciao a tutti, io sono Giovanni Zarrillo e sono candidato biellese per il Movimento 5 Stelle in regione. Come potete vedere sono il pezzo grosso del gruppo, per cui mi si vede quando arrivo. Come diceva giustamente Roberto prima, il 25 maggio in realtà sarà un referendum. Il referendum sarà da scegliere tra noi o loro. Perché? Perché negli ultimi anni comunque siamo stati un po' troppo succubi di questa politica che si occupa di noi, e noi dovremmo cercare di tornare a occuparci noi della politica, che è quello che dovremmo fare. Noi a livello regionale, tra le 100 pagine del programma che abbiamo stilato, una delle prime istanze che vorremmo portare in consiglio sarà l'istituzione del reddito minimo garantito. Questo visto che ci è stato bocciato a livello nazionale e qui super partes tutti hanno votato contro, e noi a livello regionale garantiremo a 2000 famiglie piemontesi un reddito minimo di almeno di 400 euro al mese. Questo abbiamo trovato le coperture tra i tagli dei stipendi dei deputati diciamo, dei consiglieri regionali, che comunque ammontano a cifre da 10.000 euro al mese, perché comunque il consigliere regionale ha molti privilegi, cosa che noi comunque vorremmo combattere e cosa che stiamo facendo, perché anche il consigliere uscente Davide Buono comunque si è autoridotto lo stipendio, e questa cosa qui non l'ha fatta nessuno. Il Movimento 5 Stelle comunque è l'unica forza politica che non accetta i rimborsi spese elettorali, non è che li camuffano in finanziamenti fra 3-4 anni col 5 per 1000 o finché ce n'è, quello è comunque ancora rimborso spese elettorali pubblico. Nel 93 ricordo a tutti che comunque abbiamo votato un referendum per abolire il finanziamento pubblico ai partiti, quindi il Movimento 5 Stelle da questo punto di vista comunque l'ha fatto molto semplicemente mandando un fax a Roma. Ricordo all'epoca, quando siamo entrati in consiglio regionale, che da Roma ci dicevano: ma non l'ha mai fatto nessuno, come possiamo farlo? In realtà è bastato un fax dicendo che rinunciamo al rimborso spese elettorali, perché quello è una cosa davvero bruttissima, è un furto, ecco, una truffa. E il 25 maggio noi andiamo a votare, ma non perché la legislatura è caduta naturalmente, ma perché hanno raccolto le firme false. C'è una lista di pensionati per quota che adesso sono i pensionati per Chiapparino, già questa è una cosa assurda dal punto di vista politico e dal punto di vista morale, perché i pensionati per quota sono diventati i pensionati per Chiapparino e oggi sono candidati in consiglio regionale. Noi siamo gli unici che portiamo, per poterci candidare, veniamo scelti dalla rete. Io non mi sono candidato di mia iniziativa, non è arrivato Grillo a dire: Zarrillo sarà candidato al consiglio regionale. No, io mi sono proposto online, sono stato votato e sono risultato, diciamo, idoneo, tra virgolette, a entrare nella lista provinciale. E quindi il bivio è proprio quello, noi e loro, cioè noi siamo incensurati, loro sono condannati. Noi non accettiamo il finanziamento pubblico, loro invece lo accettano. Solo in Parlamento il Movimento ha rinunciato a 42 milioni di euro, e non sono pochi, perché noi l'attività che facciamo comunque ha un costo, i giornalini, i volantini, essendo autofinanziati non è facile comunque arrivare a fare tutte le attività, però in qualche modo col sacrificio di tutti e con lo spirito del gruppo noi comunque ce la facciamo, in qualche modo riusciamo ad andare avanti. E un'altra cosa che dovremmo fare sempre a livello regionale, ritornando sul discorso delle piccole e medie imprese, anch'io sono un piccolo imprenditore, è il Made in Piemonte. Allora, praticamente vorremmo creare una sorta di vetrina virtuale per favorire le piccole aziende che vogliono vendere all'estero, perché oggi la difficoltà maggiore di una piccola azienda è proprio la visibilità all'estero e la visibilità all'esterno anche della regione. E quindi questa vetrina qua sarà online, verranno inserite tutte le aziende che ne faranno richiesta e che rispetteranno determinati criteri, tra cui la produzione principalmente nella regione. E non dobbiamo più far sì che la politica si occupi di noi, ma noi dobbiamo occuparci della politica. E poi una battuta che rubo a un amico è che l'unico modo per realizzare un sogno è svegliarsi.